va? Allora scusate, facciamo 20 secondi perché la segretaria non ha voce. L'emozione non ha voce. Una straordinaria partecipazione, un'Italia che lotta per i salari, per la sanità pubblica, per le politiche industriali che mancano. Sono molto felice di essere qui, il Partito Democratico c'è e ringraziamo la CGIL e tutte le altre associazioni che hanno regalato questa bella giornata di speranza. Grazie a tutte e grazie a tutti e buon lavoro. Grazie, grazie, basta, grazie. Grazie, grazie così, scusate ma... Il PD in caso di una sconfitta della Schlein alle europee, no. Potrebbe essere Landini il piano B per il Noi Partito vinceremo Democratico. Le elezioni, non vi preoccupate, grazie, ciao. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Non siamo supereroi, siamo essenziali, che è qualcosa di differente. Soy una raya nel mar, fantasma in la città. Mi vita va proibita, disse l'auto. Devo dire che questa destra governa da un anno, non dobbiamo aspettare la prossima legge di bilancio per vedere quali sono le scelte sbagliate che mettono a rischio anche la tenuta dei conti pubblici che vengono fatti pagare dalle persone più deboli e più fragili, i lavoratori, gli studenti, le persone che non possono curarsi. Facciamo bella ciao. Sei bravissima, Chiara. Con questo il punto perso oggi lo ripeto. Chi si prende troppo sul serio comunque è perduto. Esatto. Solo voi con mi pena, sola va mi condena, correre mi destino por no llevar papel, perdido nel corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebraley. Il suo giudizio sulla Meloni. Ma il mio giudizio è un giudizio negativo perché sta facendo delle scelte che io non condivido. Si aumentano le spese militari e si riducono le spese per la cooperazione e lo sviluppo. Non si fa il salario minimo e aumenta il precariato in questo paese. Questo riguarda anche i precedenti governi, devo dire. Noi siamo in piazza oggi certamente perché questo governo ha scelto la via del declino per questo paese. Io vorrei aggiungere però che non è tutto accaduto con l'ultimo anno con questo governo. Sono anni di scelte irresponsabili, a cominciare dal tema dell'austerità. Quanto manca la passione e la rabbia in questo momento di Gino Strada? Quanto ci vorrebbe? Ma Gino manca sempre, manca molto a tutti noi. Diciamo che abbiamo imparato da lui, abbiamo raccolto i suoi ideali e li stiamo cercando di portare avanti nel miglior modo possibile. Brava questa magistrata! Yolanda un po' storico, è stata bravissima! C'è ancora un senso scendere in piazza? È la domanda che ci poniamo credo un po' tutti, onestamente, dopo tanti anni. Questo non significa a un certo punto chiederci, ci mettiamo la faccia, diamo dei segnali da che parte stiamo. Ci sono i diritti che sono della Costituzione, voi, sono in crisi? Voi che siete cronisti attenti, ascoltate i discorsi e poi ne cavate il succo. L'emozione è la felicità di vedere una piazza così enorme, ve lo posso garantire. Dove si guarda si vedono persone. E sento il dovere di manifestare su temi come la lotta al precariato, il diritto alla sanità pubblica, il diritto alla scuola pubblica, il diritto a un salario migliore e il contrasto all'autonomia differenziata. Se non stiamo attenti rischiamo di rendere più poveri quelli che sono già poveri e di frammentare anche il nostro paese. Soprattutto alcune zone del nostro paese
che dovremmo aiutare, sostenere in questo percorso di crescita dal punto di vista sociale ed economico, e invece rischiamo di dargli la mazzata definitiva se non stiamo attenti. Ma c'è anche un altro aspetto, faccio un esempio, gli italiani oggi pagano delle bollette energetiche stratosferiche, ma nessuno racconta agli italiani che un anno fa il gas costava 220 euro megawattora ad agosto 2022, oggi costa 35 euro megawattora, è caduto dell'85%, ma le bollette sono sempre l'alto. Che significa? Significa che qui c'è qualcuno che sta guadagnando un botto di soldi con, non dico una parolaccia, con il di dietro degli italiani. Questo è inammissibile. Dov'è Giorgia Meloni che ha rinunciato a incassare 8 miliardi di euro della tassa Draghi? Sono forti con i deboli. Perché mettere soldi sulla sanità? Perché non vogliamo un modello in cui si cura chi ha i soldi e chi non ha i soldi resta a casa in difficoltà. Questo è inaccettabile. La sinistra deve stare esattamente su questo fronte. Noi siamo in piazza perché la sinistra esiste se sta nelle piazze. Quando le piazze si mobilitano o c'è la sinistra o la sinistra perde di ogni funzione. Questa è la piazza di chi vuole cambiare questo paese. Diciamola tutta, questa è la piazza di chi paga le tasse in questo paese. Che tiene in piedi questo paese. Solo voi con mi pena, solava mi condena, correre mi destino. Che ne pensa? Non c'ho più l'età. Perché da San Martino alle 5. Per pensare a un bilancio finale? Al bilancio finale, che la lotta si fa dura. Però se siamo qui, pronti alla lotta. Boliviano clandestino, boliviano clandestino, mano negra illegale. Ci sono le ridicole, ma si sono ridicole, ma si sono ridicole.